Io credo che si possa concludere perché è tardi. Avrete capito che questa serata serve a dire che noi ci ricandidiamo, insomma. Non ci siamo. Penso sia abbastanza chiaro. Lo diciamo a scanso di equivoci, lo diciamo sperando che prima o poi si possa anche conoscere il nome dei nostri avversari, che se ne sentono tanti. Noi comunque non ci abbiamo problemi, speriamo di sfidarci nelle piazze, nei luoghi aperti, nei luoghi pubblici di questa città, con i nostri avversari, perché è giusto che i cittadini sentano da questo punto di vista, voglio dire, un dibattito pubblico, non un dibattito estraniato dalla vita della città e dalla vita della comunità. Io penso che noi abbiamo lavorato tanto. Non sta a noi dire se abbiamo lavorato bene o se abbiamo lavorato male. Il giudizio lo danno i cittadini, il giudizio lo daranno i cittadini. Io so che noi abbiamo lavorato instancabilmente, instancabilmente, in ogni occasione, in ogni fronte, su ogni argomento. Abbiamo lavorato. Se i cittadini vorranno ridarci l'onore e l'opportunità di governare questa città altri 5 anni, finiremo il nostro lavoro. Perché altrimenti. Altrimenti ne sarei rammaricato, sarei veramente rammaricato. Sarei come il barbiere che arriva a metà della barba e poi si ferma, insomma, perché il cliente non gli dà la possibilità di finirla, insomma. Io vorrei finire di fare la barba, vorrei finire di sistemare le cose, vorrei finire un percorso iniziato che merita di essere concluso. Merita di essere conclusa la questione ambientale, perché sulla discarica ci abbiamo fatto ancora il post mortem, sugli inceneritori ci abbiamo fatto la demolizione, su Minerva abbiamo fatto l'altra strada, merita di continuare di essere conclusa la difesa e il miglioramento delle strutture sanitarie, merita di essere fatta tutta quanta, diciamo così, la lavorazione delle pratiche che abbiamo in corso dal punto di vista delle opere pubbliche, dei lavori pubblici, merita di essere affrontata con serietà la questione della capitale europea dello spazio nel 2021, merita di essere affrontata la questione della logistica che cresce, crescerà ancora su Via Vallenese, annunciando una storia diversa rispetto a quella che abbiamo vissuto, merita di essere continuata perché la città possa entrare nella fabbrica e possa riappropriarsi di quegli spazi e merita per tanti altri aspetti che io voglio portare a termine. La mia richiesta e il mio appello è lasciatemi finire il mio lavoro. Un'altra cosa dico sempre che a me dà molto fastidio, che io me ne andrei, che io sarei pronto ad andarmene. Io non me ne vado da nessuna parte. Io sto qua. I romani dicevano hic manebus optime. Io sto qua, da qua non me ne vado. Sono come, diciamo così, Guareschi in campo di concentramento, sapete, se avessi il cartello non muoio nemmeno se mi ammazzate. Questo è uno slogan che fa capire tante cose. Noi siamo qua, vogliamo essere riconfermati perché dobbiamo concludere un lavoro importante che non abbiamo fatto in tempo a concludere perché abbiamo per i primi 2 anni sistemato le cose e per i secondi 2 o 3 avviato 10, 12, 15 progetti che abbiamo anche un po' il diritto di vedere conclusi. Io però mi immagino il matrimonio celebrato dal sindaco e il cortile del castello ristrutturato. Io me lo immagino il cittadino che fa ginnastica sul percorso vita del FC. Io me lo immagino il ragazzino che va in bicicletta alla stazione per andare all'università. Io me lo immagino il camion che passa sul ponte, sulla ferrovia, non passa più qua al Colosseo strusciando i balconi della gente che ha tutti i giorni il marasma sotto casa. Io me lo immagino il giovane e la giovane che se possono sposare perché magari ritrovano lavoro e possono rimanere qua senza andarsene in capo al mondo. Io me lo immagino il sindaco francese, belga, spagnolo che viene qua nel 2021 e dice: oh cavolo, questi sono forti. Io me lo immagino e credo che questo sia un patrimonio che non è solo mio, quello dell'immaginazione di queste cose, ma che deve essere di tutta la nostra comunità. Io mi immagino il domani. Poi domani di solito, domani è realizzabile, mi piacerebbe avere il tempo e le forze di vederlo realizzato. Grazie.